Un treno importante perché abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni, soprattutto dagli utenti della Valle Peligna e della Val Pescara. Il treno è quello delle 20:17 sul Mona Pescara, su cui già eravamo usciti precedentemente lanciando un allarme proprio a seguito di queste segnalazioni che c'erano pervenute. Oggi invece abbiamo scritto una lettera indirizzata naturalmente a Trenitalia, all'ingegner Marco Trotta, ma anche al nostro presidente di regione Marsilio e al sottosegretario D'Annunzis, per fare in modo di rivedere questa decisione che è stata presa da ieri, dal 15 di giugno, con questa soppressione. Lo chiediamo perché si fa tanto un parlare di aree interne, di collegamenti veloci su ferro, eccetera. Questo è proprio l'esempio di un collegamento che serve soprattutto il mondo del pendolarismo, il mondo del lavoro della Valle Peligna e della Val Pescara. Questa lettera, tra l'altro, propone anche una valutazione diversa rispetto a quella che è stata compiuta da Trenitalia, e cioè di rivedere magari la soppressione, anziché del treno che abbiamo citato, con quello delle 21:32, che è un treno invece molto meno appetibile rispetto al primo. Tra l'altro, proprio in questo momento, diciamo, sopprimere quel treno significa disincentivare le persone a spostarsi per lavoro e soprattutto incentivare l'utilizzo delle autovetture, che è assolutamente in controtendenza in questo periodo post-Covid, periodo che tra l'altro vede anche la chiusura dello svincolo di Bussi Popoli. Quindi ancora per questo chiediamo che il Presidente della Regione e Trenitalia ragionino sulla soppressione e magari facciano scelte diverse a vantaggio del pendolarismo, dei lavoratori e delle aree interne.